Buongiorno a tutti, grazie a tutti gli intervenuti. Ringrazio il sindaco, ringrazio il direttore generale, ringrazio l'ingegnere Pasquale Caudino, il coordinatore dell'edilizia tecnica della città metropolitana, l'ufficio stampa Melina Di Marino per l'organizzazione di questo evento. Oggi presentiamo il piano strategico per quanto concerne gli istituti sia di nostra competenza, quindi tutti gli istituti superiori della città metropolitana di Napoli, ed anche il finanziamento che noi daremo direttamente ai comuni sulla base di progetti da loro presentati per la messa in sicurezza e costruzione di nuovi edifici scolastici di competenza delle singole realtà comunali. Però devo fare un preambolo prima di partire nei dettagli del piano strategico, perché in realtà il piano strategico è iniziato già dal primo giorno di insediamento della città metropolitana di Napoli, cioè il primo gennaio del 2015, che fino al 31 dicembre c'era l'ex provincia. Il primo gennaio si è insediato il sindaco De Magistris sulla base della legge del Rio e tutto il consiglio metropolitano, perché dal primo gennaio del 2015 ad oggi ne abbiamo realizzato nuovi edifici, messi in sicurezza edifici per 72 milioni di euro, quindi opere iniziate dal primo gennaio 2015 e concluse ad oggi. In particolare ne abbiamo realizzato il nuovo edificio scolastico a Cicciano, l'Istituto Russo, un'opera di 6 milioni e 900 mila euro. A Mugnano abbiamo realizzato il Segre, che è stato inaugurato nell'aprile del 2017. A Napoli, nell'ex CAPALC, oggi denominato Campus Flegreo, ne abbiamo costruito un nuovo edificio dove ci sono all'interno ben tre istituti, c'è il Rossini, c'è la Briola e c'è il Boccioni, un'opera di 22 milioni di euro che ci ha consentito di risparmiare 1 milione di euro di fitti passivi. A Giuliano abbiamo costruito il primo edificio sulla fascia costiera, a Barcaturo, un'opera di 8 milioni di euro. Ad Ercolano, qui ho visto anche il preside, abbiamo costruito un nuovo edificio, un'opera pari ad 8 milioni di euro. Quindi opere già realizzate, pari a 72 milioni. Opere in corso di realizzazione, pari quasi a 53 milioni, 52 milioni 940 mila euro. In particolare, prima dell'estate, abbiamo messo la posa della prima pietra alla cittadella scolastica di Pomigliano, un'opera di oltre 22 milioni di euro. Lì ci saranno oltre 200 classi e anche lì ci sarà, una volta ultimato, tempo previsto nel 2021, un risparmio di 1 milione di euro di fitti passivi. È in corso di realizzazione e lo inaugureremo entro dicembre il nuovo istituto alberghiero Acqualiano, un'opera di 7 milioni e mezzo. È in corso di costruzione a Volla un nuovo edificio scolastico, un'opera di 2 milioni e 300 mila euro. Quindi questi sono lavori in corso di esecuzione. Abbiamo inoltre altri 52 milioni di opere dove sono in corso le progettazioni e siamo già in una fase avanzata, quindi opere di 52 milioni e 100 mila euro. In particolare c'è il polo scolastico di San Giovanni a Teluccio, un'opera di 14 milioni di euro. C'è a Casalnuovo la nuova costruzione, un ampliamento dell'istituto Siani, un'opera di 2 milioni e 9, e a Pozzuoli la cittadella scolastica nell'ex Croce Rossa, pari a 23 milioni di euro. Capri, esatto, perché Capri l'abbiamo inaugurato nel settembre del 2017, nuovo istituto che abbiamo realizzato e inaugurato lì. Poi adesso possiamo, tra virgolette, entrare nel piano strategico, quindi piano strategico in realtà già iniziato 4 anni fa. Oggi noi mettiamo ulteriori finanziamenti, ulteriori 45 milioni per le opere di gli edifici di nostra competenza e oltre 20 milioni che daremo direttamente come finanziamento ai comuni. Basti pensare che
Solo nell'avanzo di amministrazione, quindi nel piano strategico, noi abbiamo messo 25 milioni per gli accordi quadro. Gli accordi quadro, dovete pensare che di norma ogni anno nel bilancio vengono inseriti 3, 5, 6 milioni. Quindi 25 milioni significa che ci consente di poter fare in ogni scuola lavori per circa 100.000 euro, oltre quelli ordinari già previsti, perché questi importi che ho, di cui sto parlando, ovviamente sono ulteriori rispetto a quelli già previsti per l'ordinaria manutenzione all'interno delle scuole. Però un dato molto importante, Sindaco, ed è opportuno che anche tutti quanti noi sappiamo quale sia, è che grazie a questo lavoro fatto sì dalla politica, perché la politica mette il finanziamento, poi c'è bisogno degli uffici che si occupano delle procedure di gare, che si occupano materialmente della direzione dei lavori e portano a completamento l'opera. Quindi un ringraziamento in particolare lo faccio a tutta la struttura tecnica dell'edilizia scolastica, quindi qui rappresentato dall'ingegnere Gaudino, per il lavoro che hanno fatto e stanno facendo e continuano a fare per tutte le nostre scuole. Questo però cosa ha comportato? Perché è un dato tangibile, importante. È vero che i nostri ragazzi adesso stanno in strutture sicuramente migliori rispetto a prima, perché quando costruiamo una nuova scuola i ragazzi stanno appunto in delle strutture che sono delle eccellenze, perché vengono costruite veramente con veramente fatte bene. Però noi pagavamo al 31 dicembre 2014, quindi l'ultimo giorno di vita della provincia di Napoli, 13 milioni e 107 mila euro per fitti passivi per 69 immobili non di nostra proprietà. Siamo arrivati con tutto questo lavoro che è stato fatto, quindi con la costruzione di nuove scuole e anche con l'efficientamento dei nostri edifici scolastici, ad avere al 31 dicembre di quest'anno che noi pagheremo 8 milioni 937 mila euro di fitti passivi e avremo 49 immobili. Quindi c'è stata una riduzione in 5 anni del 32% dei fitti passivi. Questo dato è emblematico perché ci fa capire che la buona politica serve a questo, appunto a poter risparmiare e a ridurre in questo caso i fitti passivi. Infatti un ringraziamento per questo, oltre che alla struttura tecnica, va data anche alla struttura amministrativa. Il dottor Gianni Miele oggi non è qui perché sta in prepensionamento, perché tra qualche mese andrà in pensione, però devo ringraziare lui e la sua struttura per il lavoro certosino che fanno appunto per quanto concerne la questione relativa ai fitti passivi. Quindi questi dati sono importanti e voglio ribadire il fatto che è vero che oggi noi presentiamo il piano strategico, ma caro Sindaco, il piano strategico noi l'abbiamo cominciato anche quando non ci avevano sbloccato i soldi dell'avanzo di amministrazione. Grazie a tutti. Passo la parola al Sindaco. Grazie Mimmo, buongiorno. È importante questa serie di conferenze stampa che abbiamo deciso di fare, perché dietro a tutto questo c'è veramente un grandissimo lavoro e qualche volta si ha un po' la sensazione che le nostre comunità non sempre abbiano contezza di che cosa significa, perché sennò qua si pensa che insomma è qualcosa di etereo, qualcosa di semplice, o addirittura qualcuno può pensare che non si faccia abbastanza. Allora, innanzitutto comincio anche io con i ringraziamenti, assolutamente sentiti, innanzitutto a tutta la struttura che in questi anni ho imparato a conoscere e rispettare della città metropolitana, qui rappresentata ovviamente dai vertici tecnici in Pasquale Gaudino e nel direttore generale, ma come diceva anche Mimmo Marrazzo, amministrativi, dirigenti, funzionari, impiegati, ovviamente i dirigenti scolastici, alcuni qui presenti che ringrazio, rappresentanti delle scuole. Quello che a noi piace dire è un lavoro di squadra, ma anche un lavoro di squadra politico. Qua ci sono alcuni consiglieri presenti, c'è Mimmo Marrazzo, il consigliere delegato, non ci ha potuto raggiungere il consigliere Tito, che è delegato al piano strategico, ma tutto il Consiglio metropolitano di Napoli, con tutte le forze politiche rappresentanti, tranne due, lo dico sempre perché poi io sono sempre preciso, due consiglieri hanno votato in maniera diversa, ma il resto tutti quanti favorevoli. Quindi questo vi fa capire che c'è anche una politica
che non si divide quando si tratta di fare cose che interessano veramente tutti come le scuole. E anche questo non è una cosa scontata. Mimmo ha fatto molto bene nel consigliere Marrazzo a precisare che noi oggi parliamo del piano strategico, ma come strategia politico-istituzionale, amministrativa, giuridica, economico-finanziaria, noi l'abbiamo cominciato a fare dal gennaio 2015, perché invito tutti a leggervi gli elenchi allegati, soprattutto alla stampa, dei lavori che sono stati fatti in questi anni, perché era dal terremoto dell'80 che non veniva fatto un investimento così imponente, aggiungo che senza che nessuno se ne dolga, con una qualità, una trasparenza e una correttezza ben diversa dal 1980, che è una delle storie del maggior sperpero di denaro pubblico che la Campania possa ricordare. Finanche con onestà stiamo spendendo nella maniera migliore delle risorse. Queste sono le risorse che su mio input politico, poi raccolto e sostenuto dai consigli metropolitani e ovviamente supportato dalla macchina amministrativa, sin dal primo giorno abbiamo detto la scuola è priorità. E priorità è stata. È chiaro, non è che ci troviamo di fronte al mondo della perfezione, ci vorrebbe un piano Marshall che dovrebbe fare il governo nazionale, che dovrebbe capire che adesso che stanno per approvare i bilanci bisognerebbe mettere al primo posto la messa in sicurezza del nostro paese, cosa che non avverrà nemmeno con la manovra che approveranno stasera. Quindi attenzione, noi siamo quelli che abbiamo messo in campo azioni nonostante altri, questa è una considerazione politica che faccio. Ma poi oggi presentiamo il piano strategico, che è un'ulteriore aggiunta. Cioè non solo ci sono le risorse che noi mettiamo come città metropolitana, ma abbiamo detto ai 92 sindaci, quindi anche io come sindaco di Napoli, e ai 91 miei colleghi, avete una grande opportunità, perché noi ci siamo andati a conquistare con una battaglia giuridica, politica, amministrativa, finanche giudiziaria, circa 380 milioni. Ce li siamo andati a prendere. E io lo racconto sempre, io essendo sindaco metropolitano, nominato per legge, che la legge del Rio dice, è sindaco della città metropolitana, il sindaco della città capoluogo. Io avrei potuto prendere questi 400 milioni, avrei potuto dire adesso decido io da solo come spendere i 400 milioni che mi sono andato a prendere e avrei potuto fare un'attività discrezionale politica assolutamente legittima. Quindi avrei potuto, come dire, determinare in maniera... non voglio dire monarchica, ma in modo assolutamente esclusivo. Invece abbiamo fatto un'altra cosa molto bella, abbiamo visto quali sono le esigenze dei territori, ci siamo riuniti con i consiglieri metropolitani, abbiamo coinvolto i sindaci e abbiamo detto cari sindaci, quali sono le vostre priorità dei territori, e quindi è nato il piano strategico sulle materie della città metropolitana, e quindi queste risorse andranno nelle strade, conferenza stampa dell'altro giorno, nelle scuole, conferenza stampa di oggi. Poi parleremo di ambiente, parleremo di parchi, insomma parliamo della nostra vita. Noi vogliamo che queste cose però sanno sapere, perché qua dietro a questo, prima Caudino ha usato un'espressione diciamo che non posso dire pubblicamente, c'è un grande lavoro e voi che siete napoletani come me comprendete qual era il gergo con quale ci siamo guardati negli occhi e abbiamo parlato. Cioè io vorrei che questa roba si capisse, come noi capiamo che significa dirigere una scuola, come noi capiamo che significa rimboccarsi le maniche. Io credo che il messaggio debba un po' arrivare ai nostri territori, che la città metropolitana è un ente in cui si lavora nella leale cooperazione politica e istituzionale, si lavora con proficuità e i soldi vengono impiegati esclusivamente nell'interesse delle collettività e finanche con scuole realizzate bene. Mimmo l'ha detto in modo veloce, poi ci sono gli elenchi, ma noi abbiamo inaugurato scuole, guardate il CAPALC, io quando sono già c'ha questo nome orrendo, noi l'abbiamo chiamato Campus Flegre. Quando io sono andato a inaugurare, è scesa una signora dal Palazzo di Fronte, che teneva 85 anni, io non capivo se mi voleva uno schiaffo o mi voleva abbracciare, perché non sai mai quando uno ti corre appresso qual è il destino. Mi è venuto, devo dire, ad abbracciare, ha detto io non ci speravo più. Questo obbrobrio stava dal 1980, dal terremoto, quando gli disse non vi preoccupate, qualche mese e lo sistemeremo. 1980, noi l'abbiamo chiuso in 2 anni. In 2 anni. Cioè questa è volontà politica. È volontà politica, dove c'è il risparmio da una parte e la realizzazione di scuole con palestre. Pensate solo, appunto, cito via Terracina, una palestra enorme che non usano solo i ragazzi, usano le associazioni, usano i territori. Anzi, approfitto di questa conferenza stampa per esortarvi. Noi siamo perché le palestre, al di là degli orari scolastici, siano nella disponibilità del popolo, dei territori, ovviamente con le regole, delle associazioni, delle federazioni, del CONI. Pure questo, le scuole significano luoghi di intrattenimento, scuole significa sport,
guardate gli impianti che abbiamo ristrutturato con le università, insomma, qua si sta lavorando, si sta facendo, si sta realizzando, ma siccome la vita è anche comunicazione, ci siamo un po' resi conto che certe volte questa roba non la possiamo affidare solo al dirigente che lo racconta scolastico, al consigliere metropolitano del territorio o al sindaco. Cerchiamo attraverso la stampa, che voglio dire scrive di tutto, no? Legittimamente, certe volte addirittura ci sono delle non notizie che leggiamo sui giornali, almeno quando ci sono delle notizie che non si è dato il trafiletto, cioè che si dica che nella città metropolitana di Napoli, Sud Italia, brutti, sporchi e cattivi, la terra di Gomorra, è la città d'Italia dove c'è il maggior numero di investimento pubblico sulle scuole. È una notizia o non è una notizia? Se fossimo a Milano andrebbe sul TG1, ci farebbero il pezzo, il Sole 24 Ore scriverebbe, quell'altro approfondirebbe. Noi ci accontenteremo anche del Mattino dello scrive, cioè ci accontentiamo anche delle nostre, però almeno scrivetelo, perché sono notizie in cui dietro c'è fatica, c'è sudore, c'è impegno politico e c'è la voglia di dare ai nostri figli e quindi a tutti gli insegnanti, al personale amministrativo, ai dirigenti, delle strutture sicuramente migliori. Ci sono ancora un sacco di cose da fare, un sacco di problemi da risolvere in tante scuole, però voi qua avrete interlocutori affidabili, interlocutori che faticano, e lo voglio dire e chiudo, a titolo gratuito, sembrerà strano, i signori qui presenti, il sindaco metropolitano, consigliere metropolitano, non prendono nemmeno un centesimo di euro, questa è una cosa incredibile, cioè noi qua firmiamo atti, ci pigliamo responsabilità, saremo inseguiti probabilmente per il coraggio che abbiamo nello spendere il denaro per i cittadini dalla Corte dei Conti e ci dà, ma come fate tutti questi scuoli? E che se ne facciamo le scuole? Quando magari non guardavano quando si sperperava il denaro pubblico, noi lo facciamo lo stesso. Lo facciamo perché ci piace. Cioè ci piace ricoprire questo ruolo per l'interesse delle nostre collettività. E io sono anche orgoglioso che qua abbiamo anche avvicinato distanze politiche incolmabili. Io col consigliere Felice Di Maio abbiamo posizioni politiche sui problemi di carattere generale completamente diverse. Ma quando ci sediamo a lavorare parliamo la stessa lingua di fare qualcosa per i nostri territori. Accade lo stesso a Milano? No. Accade lo stesso a Torino? No. Accade lo stesso a Firenze? No. Ci sta la maggioranza e l'opposizione. Qua sta nascendo un nuovo modo di fare politica, cioè il senso di comunità, cioè lo stare insieme tutti quanti, come insegna anche la scuola, che è una comunità. Quindi per favore, siete tanto presenti oggi, diffondete queste cose. La stampa, ci auguriamo, ma siamo certi, con la solerzia che la caratterizza, che racconteranno nel dettaglio tutte le cose che stiamo dicendo, troveremo tutte le scuole indicate e poi sicuramente magari questo ci stimolerà a fare sempre di più, perché noi non ci fermiamo mai. Però abbiamo deciso di cominciare a comunicare le cose che facciamo. Qua ci sono le scuole tutte quante allegate, non ci fermiamo, siamo proiettati al meglio, ci siamo anche dimenticati alcune cose. Vorrei solo ricordare, e chiudo su questo, che abbiamo anche finanziato il primo istituto superiore in un quartiere di Napoli, che era l'unico quartiere che non aveva una scuola superiore, che è pianura, quindi stiamo provando a colmare tutto. Parliamo di investimenti come Pomigliano d'Arco, San Giovanni, che sono cittadelle. Poi è chiaro, troveremo il politico nazionale che si verrà a mettere la bandierina e dirà che loro nei loro comuni da parlamentari stanno facendo tantissimi. Questi parlamentari non l'ho mai visti, prima o poi li vedremo. Quello che sono contento di vedere i consiglieri ci sono, il sindaco c'è, i dirigenti ci sono, i funzionari anche, i dirigenti scolastici, gli impiegati, noi ci siamo. Quando poi il governo nazionale si ricorderà che un paese riparte se tu dai risorse ai territori, noi saremo ancora più grandi. Finora le risorse ce le tolgono, ma come ce le tolgono noi ce le siamo andate anche a riprendere. Quindi mi fermo qua, perché è inutile che faccio l'elenco che è allegato. Vi ringrazio e sappiate che da oggi, per i prossimi mesi, voi avrete sempre persone che stanno anche a risolvere i problemi ordinari, cioè quelli della manutenzione ordinaria, della manutenzione straordinaria, dei problemi che ancora abbiamo di alcune scuole che non siamo ancora riusciti a risolvere. Quindi non stiamo descrivendo il paradiso terrestre, che non siamo in grado di descrivere, ma stiamo descrivendo impegni, cose certe, non promesse, fatti, numeri, risorse, mani pulite, fitti passivi ridotti, investimenti, gare che vanno veloci, e se le gare vanno veloci i lavori si aggiudicano, non è merito del sindaco, è merito di una struttura amministrativa che fatica, che ci segue, e questo è lo spirito di squadra, solo si va a nessuna parte, se ci mettiamo insieme, lo facciamo in modo corretto, nessuno ci può fermare, e infatti a noi finora nessuno ci ha mai fermato, proprio perché siamo imbattibili in questo, perché siamo una cavia, siamo un laboratorio, dall'altra parte si discute,
E qua si fatica. Siamo perfetti? No. Facciamo un sacco di errori. Avete contraddizioni? Sì, abbiamo contraddizioni. Ma fatichiamo dalla mattina alla notte. Sfido chiunque a lavorare quando lavoriamo noi. Io mi fermo qua e vi ringrazio e andiamo avanti su questa strada.